ricordo per Alfredo, che devo dire, cioè, già è stata una sorpresa ieri aver saputo che era successo questa cosa in cui Alfredo ci ha lasciato. Alfredo arrivò a Siena, quando siamo stati promossi in Serie A e era stato il primo senese che come giocatore era arrivato alle categorie superiori. Aveva giocato a Mobil 4, allora seconda squadra di Milano, poi si era trasferito addirittura a Bologna, poi anche a Pesaro. E poi non mi ricordo se anche a Cantù, però poi dopo arrivò ovviamente alla fine della carriera, arrivò con noi e devo dire è stato un personaggio, un amico che abbiamo conosciuto personalmente anche in campo ed è fantastico. Poi dopo, ora ultimamente ci eravamo avvicinati anche per cercare di ricostruire la Mezzana dopo gli eventi che sappiamo. Che devo dire? Mi dispiace tantissimo, io purtroppo sono in ferie e non posso essere presente al funerale e saluto la famiglia, gli faccio le condoglianze. Un abbraccio forte forte. A nome della società Mezzana Basketball esprimo le condoglianze alla famiglia Barlucchi per la prematura scomparsa di Alfredo. Tutto il mondo Mezzana è rimasto molto colpito dalla notizia della tragica morte di Alfredo, ricordando quanto, prima da giocatore e poi più recentemente da dirigente, Alfredo tenesse a questa società e a questa maglia. Personalmente ho avuto la fortuna di vederlo giocare in maglia Mezzana al dodecaedro nei primi anni 70, quando, confermando il suo attaccamento per la società e per la città, Alfredo era tornato a vestirne la maglia per accompagnarla nei primi passi nel basket che conta, quello della Serie A. Con Alfredo se ne va un pezzo nobile della nostra storia, senza però che il suo insegnamento possa mai essere dimenticato. Io ho conosciuto Alfredo nel periodo quando abbiamo giocato insieme nella Mezzana, un campionato in cui lui aveva smesso di giocare, era il direttore sportivo della società. Io ero il più giovane della squadra, se non che ci fu l'infortunio di Massimo Cosmelli a novembre e lui dovette. Secondo le indicazioni di Ezio Cardaioli, dovette rimettersi le scarpette e iniziare a giocare. Da allora è nata veramente un'amicizia straordinaria con l'ingegnere, perché lo chiamavamo tutti l'ingegnere. Lui era ingegnere, aveva lavorato alla Ignis, poi ha lavorato a Siena quando la Ignis aveva anche la filiale a Siena. Una persona straordinaria che, come aneddoto, posso dire quello che tutti sanno, che io dopo il primo allenamento che ho fatto con lui siamo andati a fare la doccia e lui è entrato sotto la doccia con la sigaretta accesa, cioè l'unico giocatore che ho visto fumare sotto la doccia. Comunque i ricordi che mi legano a lui sono tantissimi, sono stato suo assistente allenatore anni fa quando ero presidente del consorzio Basket Siena e l'avevo nominato vicepresidente della Mezzana per le competenze, per la serietà e l'onestà. Posso solo dire che ho perso un pezzo di vita perché il legame e l'affetto che c'era fra me e Alfredo era veramente fortissimo. Siamo tutti molto scossi dalla tragedia che ha colpito la comunità senese, quella di Rosia, il basket, non solo senese ma anche a livello nazionale. Alfredo Barlucchi, questa grande figura, questa imponente figura, un signore del basket, che era riuscito, in annata in cui ancora la pallacanestro a Siena cercava di emergere, ad emergere lui stesso fino ad arrivare ai vertici del basket nazionale, vestendo anche la maglia azzurra, per poi finire la propria carriera di rientro a Siena, nella Mezzana. Allenata a quei tempi da Ezio Cardaioli, si sta parlando del 1976. Proprio in questi giorni, assieme a Ezio, abbiamo rivisitato alcuni suoi album fotografici e in più di una pagina, in più di una circostanza, affiorava l'immagine di Alfredo Barlucchi, un Alfredo Barlucchi
atletico, aitante, sempre sorridente, una bellissima presenza. Che peccato, una fine così tragica per un personaggio che ha dato molto, non solo allo sport, ma anche alla sua professione. L'ingegner Alfredo Barlucchi, come tutti lo chiamavano, era davvero una persona speciale. Caro Alfredo, amico e grande per me maestro di vita, avevo solo 16 anni quando per la prima volta ti vidi entrare sul campo di basket durante gli allenamenti miei con i giovanili. Giocavi con noi e ci davi tanti consigli utili e mi ha trasmesso molto carattere. Ricordo anche sotto la doccia quando fumavi la sigaretta e non so come veramente facevi a non farla spengere. Ti saluto con tutto il cuore e ti ricorderò sempre, perché sei stato per me veramente tanto. Ciao.